una circolare del Viminale a chiarire alcuni punti del decreto che ha diviso l'Italia in tre zone in base alla criticità. 14 pagine in cui vengono specificate le norme che i cittadini sono tenuti a rispettare e in cui si affida ai prefetti il compito di controllo che deve essere modulato in relazione ai diversi livelli di rischio. Per evitare assembramenti, soprattutto in certe zone, si dà la possibilità di chiudere strade o piazze anche prima delle 21, di fatto delle microzone rosse. Vista la complessità del decreto, la stessa circolare rimanda al sito del governo. In una sezione dedicata vengono chiarite infatti le regole per ogni zona e quando portare con sé l'autocertificazione, fondamentale per spostarsi ovunque dalle 22 alle 5. In fascia rossa però il modulo serve sempre. Chi deve andare nelle seconde case può farlo se è in area gialla, ovviamente non durante le ore di coprifuoco. Se però l'abitazione è in un'altra zona, arancione o rossa, è possibile solo per situazioni di necessità o urgenza. È permesso ma sconsigliato fare assemblee di condominio in presenza. Forte la raccomandazione poi per tutti di non portare nipoti dai nonni. È noto che gli anziani sono i più esposti al contagio. Vietati ovunque i mercatini di Natale, ristoranti degli alberghi aperti per i clienti anche nelle zone arancioni e rosse. Per chi viola le disposizioni del decreto sono previste sanzioni da 400 a 1000 euro. Chi non dovesse rispettare la quarantena rischia una denuncia per epidemia colposa e l'arresto da 3 a 18 mesi, a cui si può aggiungere una multa fino a 5.000 euro.